vediamo, è tutto a posto? Devo centrarmi un po' meglio. Vediamo. Ok, si sente qua perfettamente. Ok, perfetto, possiamo iniziare. Signore e signori, non solo, buonasera e bentornati. E anche questa sera su Monster Hunter Rise a provare a sconfiggere sta cavolo di idea del tuono. Ieri ci abbiamo provato dopo la Letria, cioè la Nintendo Direct, però non è andata benissimo. Anche se me la sentivo molto meglio rispetto all'altra volta. Perché così tanti frame persi ancora una volta? Vabbè, vediamo, vabbè, lasciamo stare. Vediamo gli oggetti qua, ok. Ah no, ok, il cavolo, giusto. È vero, 9 proprio finisco così le mega pozioni. Ho un po' di pozioni che devo comprare anche. E il miele, ah, giusto, 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 giusto. Prima di andare, no, non questo, scusate. No, no, sbagliato. Prima di andare in missione, andiamo viaggio rapido all'area alla piazza compagni, quindi al mercantile. Allora, intanto vediamo un attimo. Ah, magari anche facciamo qua. Che se non. Mandiamo qualcuno qua dei compagni, sì, mercenari. Mm-hmm. Vediamo qual è la migliore. Vediamo. Erbe, poi anche Zinogre, Narcacuga. Ma qua. Compagni scegliamo. Felin, abbiamo Smokey, abbiamo Brillino Joe. Poi invece di qua. Sì. Sì, sì, sì. Soltanto 2 su 5 però come risultato, va buono. Un attimo. Va bene, andiamo. Vai, vai, andate, andate, amici miei, andate. E mostriamo anche il filmato di loro che vanno. Ok, quindi andiamo adesso alla piazza qui al porto mercantile. Avevo tutti quanti qua. Allora a questo punto il questo scambio. Li prendiamo tutti. Aspetta, come? No. Aspetta. Ah, giusto qua. No. Com'è che facevo a prendere? No. Come cacchio? Ah, trattative forse. Ah no, prendi. Io. Prendi tutto. Prendi tutto. Era da un po' che non facevo gli scambi qua. Adesso invece cambiamo. Allora, un secondo, richiesta scambio. Cambiamo adesso, sì. Con chi? Compagno Canin. Missile. No. Felin, forse abbiamo. E infatti, meglio, meglio, meglio. Quindi vediamo. Miele, dove. Eccolo qua il miele. Miele, 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 miele. Conferma. Mostriamo anche questa, va. È sempre bello vedere i gatti qua, i Felin fare cose così. Capite, l'altro fa un, fa un lancio verso l'alto e poi ritornare nel sommergibile qua. E tutti quanti, sta andando a morire, intere sconosciute. Trattative, no, giusto, trattative, magari li diamo già adesso. No, non posso usare una ghiglianda. Vabbè, andiamo, va. Andiamo, andiamo. Va bene, fatto questo, tornerei col viaggio rapido alla base di caccia. Quindi abbiamo preso già qua Dango, 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 subito. Perché altrimenti ne posso anche dimenticare. Vado in punti, tanto ne abbiamo una marea. Sempre questo qui, che è quello di cui ci fidiamo. Ah, no, aspetta, ma non qua, no, vabbè. Ancora qua. Andiamo, va.
Dai, dammi tutti e tre. Tutti e tre, tutti e tre, tutti e tre. Dai, su, 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 su. Oh. Yeah, tutti e tre. Enough of that. Dov'è il mio telefono? Perché volevo controllare magari come sta andando lì. Vabbè, lasciamo stare. Lasciamo stare. Quindi, Dango preso, anche qua. Mi devo ricordare poi di fare anche un po' delle missioni per bloccare le altre parti, le altre mosse delle armi. Madonna, che è successo là? Non posso fare altro per quanto riguarda le armi, nel senso che non ho altri oggetti che mi possono... Non posso migliorare il falcione qua, purtroppo. Non mi fido con altri, perché comunque, visto che è la narva, mi sa che mi conviene proprio fare per l'appunto con un'arma che mi consenta di attaccare un nemico volante. E visto che io non so utilizzare, nel senso che non ho mai utilizzato armi a distanza come archi, come e altri, questa è quella che, con la quale mi posso fare. Perciò, Minotto, missione urgente. Facciamo così. Ci proviamo altre due volte da soli e se non riusciamo chiediamo aiuto, perché... Oh, non posso rimanere fermo qua per sempre. Quindi, Dango, armato, ho mandato i compagni in spedizioni sperando che non muoiano. Anche quello lì per il mercantile. Direi che ho fatto tutto, no? Quindi, magari... No, tanto poi cambia, no? Partiamo. Ah, giusto, non ho l'acqua. Vabbè. Avanti del tuono, sì, cari, sì. Caritatevole quest'oggi, avanti. Anzi, facciamo una cosa, faccio un controllo mentre carica, così immediato. Ready to go. Per la partita dell'Italia, sempre 2-0. Leggo che Immobile ha anche sprecato il 3. Ok, ci siamo. Dammi bonus qua, perfetto. Cambiamo aria, che ci aspetta la narva, che nervi la narva, come dice anche il titolo della nave di oggi. Eccola qua, in tutto il suo splendore. Prendiamo anche un insetto filo. Ecco, il primo urlo già. Aspetta, qui sa, se riusciamo iniziamo già da adesso. Dai. No. Peccato. Iniziamo già a prendere così. No! Perfetto. Sali. No, perché? Un poco. Qua molto meglio. Non ho fatto niente. Com'è? Beh. No, non abbiamo. Però dovrebbe essere in grado. Sì. No. Oh, mamma. No. Au. Pozione, la prima pozione. La prima pozione non si scorda mai. Perché mi sei venuto a mordere? Perché? Che sta fame, oh. Aspetta. Andiamo qua. No, aspetta. Non scendere. Ok. Vale. Ho provato il colpo, l'ho avvicinato, però purtroppo... Sai che c'è? Qui sa? Perché mi sa che adesso ne tira fuori altre. No, già ne è stata una, però... Oh, sì. Però dove sta quello con le armi? L'arma è là. Dai, bravo. Troppo tardi. No. Allora un secondo, perché qua. Cosa fai? Dio mio santissimo. Ho sbagliato tutto. Tutto. Sali. Vabbè, dai. Prendiamo un pochino la coda. Vabbè, basta. Oh,
Grazie per il supporto, Ryan, grazie. Devo fare un pochino anche. Ok, va bene. Prendi qua. No, voglio anche l'arancione. Dammi l'arancione. Non botte, non botte. Vabbè. Sali. Sali. No. Riusciamo a prendere una cosina. Sì. Sì, 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 sì. Dai, prendi. Oh, 194. Grande colpo. Non sprechiamo, l'ha detto, no. Santissima. Non abbiamo qua nient'altro, mi sa, no? Allora, se... riusciamo a salire? Potevo andare meglio. Sì. Prendi, 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 adesso prendi, prendi, prendi. Sono tanti quei colpi. Beh. Ah, no, no. Riusciamo a fare anche qua? Sì, 200! Un altro! Vabbè, 101, va benissimo. Va benissimo, va benissimo. Puttana, accidenti. Sali, 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 sali di qua. Ok, va bene, facciamo anche così. Ah. Aspetta. Prendi. Buono. Qui sa? Vieni qua. Qui sa. Consegniamo una pozione. A posto. Ok, facciamo così. La prendiamo larga. No, peccato. Ok, dai, 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 dai. No, sali. No, la mossa. Sali. Ah, no, inutile. Riusciamo a prendere questo? Sì. Magari anche fare questo. Ok. No. Oh, sì. Facciamo anche... non quanto spera. Aspetta, 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 aspetta. Usciamo? Mi sa che non facciamo. Ah, oh. Mega pozione. Mega pozione subito. Subito, subito. Anzi, riprendiamo anche questo. È una pozione, va bene allora. Troppo in alto, troppo in alto. Non ce la faccio. Facciamo fare anche questo. Anche questo va bene. Dobbiamo ricaricare adesso tutti quattro fluidi. Suona male detto così, ma fa niente. Ok. Sì, 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 sì. Prendilo. Facciamo come si deve. Ancora. Non da accidenti, non sono fatto due di fila come vorrei. Ah. Aspetta però, aspetta, aspetta. Ho ancora abbastanza vita. Deve ancora cadere però. Oh, oh. Però non abbiamo niente qua. Aspetta. Ok. Ballista. Dai, sono riuscito a fare un po'. Dai, dai, dai. Anche perché temevo di prendere danno. Allora, aspetta. Ok. Buono. Facciamo fare 281 in un colpo perché l'ho preso la testa. Sì. Sì. Sì, sì, così. E così ancora. Cannone automatico, vai. Prendi la testa, forza. Forza, 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 forza. Prendi la testa, avanti. Tutta la testa, vai, 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 vai. Parti rotte del Nadarbo, vai, 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 vai. No. Ok. Altro cannone. Non lo prendiamo. Sì.
finalmente. No, non ancora. Accidenti! Perché non ho evitato? Aspetta. No! Vai, 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 vai. Sali, 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 sali. Cannone ancora. Usciamo. Ehi, vabbè, fa niente. Fa niente. Strano che non sia ancora caduto, però. Perché le altre volte mi sa che ho fatto meno danni quando è caduto di nuovo. Strano. No. No, no, no. Non so. Prendi qua ancora. Prendi qua ancora. No, e vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Scappiamo, scappiamo, scappiamo. Qui sa. Mi serve perché devo anche andare un po' di cotte. Qui sa. Qui sa, qui sa, qui sa. Vai. Avanti, avanti con calma. Ma sì. Poi aspetta, no, non fa ancora con le piattaforme. Dai, sì. Vai. Tanti danni. Diciamo. Oh, 138 buono. Oh, eccola qui la caduta la prima. Vai. Sì. Sì. 81, come? Ma vai, ma vieni, ma vieni. Guarda, un secondo. Un secondo perché devo capire. Ah, sta andando bene oggi a live, tra l'altro. Solamente 0,5% di frame persi. Ok, quando fa questo vedete che da poco fanno un po' più forte. Sì. Oh. Va bene, urlo soltanto. Non danno, però buono. Aspetta, aspetta. Beh, eccoci. Cannone automatico. Anzi, ma aspetta. Alla pancia 21. Va bene, va bene, va bene. Sì, in effetti la pancia è un punto ancora più debole della testa. È là che mi devo concentrare, se è possibile. Però se fa così. Vabbè, prendo la corazza. No! Subito qua! Subito, subito. Oh! Però ho paura perché mi sa che... No! Oh, meno male. Vai, vieni, 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 vieni. Non posso prendere la pancia, però fa niente, fa niente. Ah! Aspetta. No! Vieni qua. Dammi, 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 dammi. Oh, poco. Pozione anche. Chi? Vabbè, è inutile questo, però... Vado a prendere. Così. Bravo, pinzetto così. Prendimi anche la parte arancione. Prendi, no, va bene. La parte arancione me l'ha presa. Scappare, scappare, scappare. Qui sta. Qui sta. Qui sta. Ah, giusto, che ho ancora l'altro. Qui sta. Let's go. È un problema. Ok, ho capito. Scusate un secondo. Vi chiedo scusa, però l'Italia ha segnato il gol del 3-0 con Ciro Immobile con un tiro da fuori potente che il portiere ha provato a prendere ma non ce l'ha fatta. E quindi altro 3-0 se finisce così dell'Italia dopo quello con la Turchia. Direi che il passaggio al girone è garantito.
Perché saremmo a 6 punti. 2 vittorie su 2. 2-3-0, tra l'altro, se finisce così. 6 gol fatti, 0 subiti. Poi, oggi che è successo? Il Galles ha vinto contro la Turchia, quindi la Turchia mi sta proprio fuori. Il Galles ha 4 punti. Dovremmo comunque... Magari vinciamo anche col Galles a questo punto. Ok, ho messo in su uomo perché così si interrompeva qua. Aspetta, ma perché? No, non la mossa. No, anzi, grazie per la mossa. Mi ha evitato un colpo. Cannone, cannone. Prendiamo la pancia. La pancia, no. Però ok, testa presa. No. Sì. Oh! Ok. Riusciamo a prendere. Gli ho preso la testa mentre facevo il colpo. Ho fatto comunque decente e passa. Fa niente del danno. Fa niente. Fa niente. Fa niente. Fa niente. Fa niente. Fa niente. Fa niente proprio. Però aspetta. Ecco. 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 Mega pozione. Perché se no c'è la morte. Mega pozione. Perché se no c'è la morte. Pasto gratuito anche. Oh. Ok, va bene. Approfittiamone. Lasciamo. Sì. Eccola qua, centro. Oh, oh, questo è un bel colpo. Questo è un grande colpo. Va bene che c'era anche la pietra. Se non dobbiamo fare senza il salto. Però dato che c'ero... un pochino di vita anche. Grazie. Allora un attimo, che qua dobbiamo capire come fare, cosa fa. Ecco, già inizia, già iniziato. Forza mia. Ah, buono. Ok, prendiamo. Vabbè, niente. Durato una mazza. Ok, prendiamo anche un po', perfetto. Se faccio anche qua. No, ancora bianco e rosso. Ho bisogno dell'arancione stavolta. Dove sei? Dove sei? No, vabbè, già sento te miro. Eccola, vai, vai, vai là, vai là, vai là, vai là, vai là, vai là. Bravo, torna. Perfetto. Vieni qua. Aspetta. No. Ah, che palle. La massa draghi però in effetti da questo dove sta? Dov'è? A che altezza? Perché non lo trovo. Oh. Aspetta però, a questo punto mi prendo un po' un altro po' di vita. Oh! Cannone, 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 subito! Cannone. Usciamo. Cannone, dai. Un po' di cannone. Vabbè, ho fatto 1100... Aspetta... Un secondo. 1140 di danno l'ho fatto. Oh! Va bene! Va bene così! No! Cioè, va bene, volevo fare altro, però mi ha salvato la vita forse, perché ha fatto un colpo con la picchiata, ho evitato. Facciamo qua adesso. Ecco, ecco là il colpo. Oh, mega pozioni comunque sto fissimo. Un attimo. No, sto veramente bene con le mega... Oh, il cannone là! Il cannone là. Dovrei andare con questa, però non ce la faccio. No! Vabbè, no, è inutile. Adesso, l'ho detto prima. Ora la mega pozione, ho detto ora. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Qui sa? Qui sa? Dobbiamo... Aspetta. Esatto. Qua. Che c'è qua? No, non abbiamo... Oh, aspetta, 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 aspetta. Non scendere! Vabbè, a questo punto è un profitto. Uno. Perfetto. Sono... volevi! No, non ha preso la parte... Cannone, cannone là, cannone là, cannone là. È vicino, è vicino. Usciamo. Mi fai andare... Ah, ecco l'automatico. Vabbè, fa niente. Facciamo comunque danni.
Ok. Sì. Sì. No. Una volta direi che andiamo. Oh, ho fatto poco però. Faccio di più così. No. No, 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 allora aspetta, quindi prendo anche qua. Una e due. Mi approfitto. Qui sa? Vieni qua. Dobbiamo approfittare del momento. Approfittiamo con la cote. Oh mio Dio, sfruttiamo, sfruttiamo qua. Ok. Prendi. Sali, sali, sali. Balista. Balista niente. Oh, aia. Aspetta, non abbiamo armi qua. Non c'è, non ci sono. Ah, no, aspetta, No. Uffa. Che cannone era là? Beh. Ho rischiato molto, perché in effetti poteva mirare verso di me. Non so come abbia fatto qua. Senza volerlo, li ho attraversati tutti. Ecco, appunto. Io avevo degli argomenti che mi hanno preparato, però sono abbastanza presso. Cannone automatico, prendi. Ok, non mega pozione, ma pozione classica. Ne abbiamo più mega pozioni che pozioni. Ok, prendiamo un pochino allora di mega pozioni. Ecco appunto adesso. Adesso. Prendila. Tutta. Oh, ho potenziato anche l'attacco. Siamo a 5. Aspetta, oh. Riusciamo a salire? Sì. Malissimo. Ah, quindi con la balista direttamente alla testa, perché sennò lo stomaco non fa. Cannone automatico invece lo stomaco può anche dare più danni. Secondo, perché qua. Il cannone! Due cannoni! Usciamo? Sì. No! No! Perché non fa? Perché non mi ha dato il comando del cannone? Ma perché? Ma per quale motivo? Che succede? Aspetta, sta caricando il cannone. Sì, si sta caricando. Prima. Ah! Oh! Aspetta. Un po'. Dove è andata la larva? Ah, ma dove cavolo è andata? Non la vedo. Ah, è sotto. Oh. Sì. Oh mamma. No! Vabbè, poco danno, poco danno. Lo sulla del elettrico. Ok, balista. Testa. Va bene, va bene. Oh! Ah, tra l'altro! No! No! Scemo io qua. Mi stai dando un po' di vita? Perché nel caso sì, grazie. No, non di nuovo. Bah! Ho fatto danno esattamente come però. Non ho capito. Però apprezzo. Sì. No. Ho sbagliato mossa qua. Perché volevo. Vabbè. Volevo in realtà prendere gli effetti là che mi ha dato, che aveva preso il pinsetto. Ma ho sbagliato perché ho fatto. Allora, un attimo perché. Mi sa che ho bisogno comunque della pozione normale. Oh, bene, molto bene. La prima morte non si scorda mai. La prima morte non si scorda mai. Soggetti. Peccato però, stava andando benissimo. Rispetto ad altre volte stava andando benissimo veramente. Oh. È un brutto guaio che abbia così poche mega pozioni, però. Ma mi posso anche. Ah, no, in realtà ve le posso anche creare un secondo. Creiamole. Creiamo
quante ne sono rimaste? 4 mi sa. Creazioni 4, sì. Vai. Trasferisci oggetti. Da qua. Dove stanno? Eccole qua. Ok. Quindi non ho... non ne ho tante comunque, perché veramente ne ho... ah, non ho 9. Vabbè. Però purtroppo il problema è che poi dopo queste non ho più. Ho terminato il miele, non posso più farne altre. Eccoti qua, brutta narva del cavolo. Eccoti qua. Eccoti qua. Aspetta. Dov'è, dov'è, dov'è il cannone, dov'è? Ecco il cannone. Ecco la narva anche. Però, però non tutti i mali vengono per nuoce. No, vengono per nuocere come? Vengono a fare tanto male. Non moriamo qua, mi raccomando. Ok. Ci ho provato per il cannone. Aspetta. Aspetta, a questo punto andiamo. Riusciamo a fare con il cannone qua automatico un attimo. No, non ho fatto niente. Prendiamo un pochino qua. Vai, vai, bravo, pinzetto. Salvo, sono salvo. Come? Vabbè, no. Non riesco a prendere, se non miro. Prendi, no. No. Perché sto sprecando questa? È una grande occasione, l'ho sprecata. Ah. No, no. Pozione, pozione, pozione. Mega, attenzione. Aspetta, aspetta. Vai, vai. Prendi. Usciamo. Benissimo. Oh, c'è niente. Perché ha preso per sbaglio il bianco, quindi potevo prendere. Oh, qua c'è, qua. Perché non sei andato? Sì. Vai, su, tre, facciamo un quarto, un quinto. Vabbè, dai, 5 vanno bene. Oh, oh. Eh sì, eh sì. Facciamo due? Facciamo un altro? Non muoverti troppo. Ah, non può, per niente. Per niente. Per niente. Automatico, lo facciamo. Non so, mi raccomando. Sì. 1000! Che è stato quel 1000 di danno? Per cosa? Per cosa? Ho visto un 1000 di danno, a caso. Perché ho preso la pancia. Col cannone. Automatico. No, non può essere stato 1000, sarà stato 10. Strano 1000 così. Oh, 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 oh. Ok, questa fase è completamente diversa. Questa è nuova. No, no. Devo prendere l'arancione. Forse sì. Fatto? No. Volta. No. Sto arrivando. Vabbè. Sempre qua, ma sempre il bianco. Io voglio l'arancione. Basta col bianco, arancione. Sta bianco. Vabbè, facciamo una cosa. No. No. Cambio di programma, eh. Ci sono armi. No. Però posso fare. Posso fare questo. No. Perché non avevo l'arma. Sì. Madonna. Oh mio Dio. E qua. Siamo a 3. Sì, comunque sto facendo un attacco nuovo.
po'. Così, alla vedere proprio. Anche la Narvalla. Sbagliato, sbagliato. Accidenti, perché sono riandato verso Rogge. Oh. Non so quanto manchi. Tra l'altro la Narva si sta divertendo tantissimo da sola. Quanto tipo possiamo fare? Possiamo, cioè, possiamo andare. Fare un altro conto, però almeno andare a provare sì. Ok, prendiamo un setto filo. Già iniziamo, manco arrivo. Belli questi benvenuti, eh. Un po' di cortesia, no? Parti rotte? Ho rotto la coda? Ho rotto la coda, mi sa! Allora, io mi sa che... se riesco... No! Che cavolo? Ho bisogno della coda, perché me la devo prendere in ogni caso. Ok. No, di nuovo, no! No, 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 aspetta, 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 aspetta. Qui sta? Qui sta. Grazie, grazie. Oh mamma mia. Ok, dai, dammi un attimo di pausa. Che balle. La cosa è troppo importante. Se muoio devo avere almeno. Oh, ho capito, va bene, va bene, facciamo stare. La coda più tardi. Oh! Così? Aspetta. Prendiamo qua. Prendi. Aspetta. No. Sta andando di là. Magari la coda la riusciamo a craftare. Dai, sì. Ok, subito, perché è perfetto. Tuona la sacca. Ok, lontano. Dai, 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 dai. Copi col cannone, dai, su. 3, 4, 5. Va bene, 5 colpi col cannone, dai. Dai, buono, 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 buono. Tra l'altro adesso. Ah. Tu! Oh! Oh! No, così no! No, così no! Stava andando bene! No, stava andando abbastanza, dai. Stava andando bene. Ma quindi mi era considerata la tua sacca perfetta, meno male. Meno male, almeno quella. No! 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 Accidenti! Un attimo che sto controllando alcune cose. Ok. Io ci provo un'altra volta così, da solo. Oddio, in realtà sapete che c'è. Io qua c'ero andato veramente vicino, mi sa. Cioè, ero arrivato alla fase successiva. Io quasi quasi, a questo punto, avevo detto sì prima che avrei provato un'altra volta da solo e poi avrei fatto in compagnia, però... Però devo essere sincero, dopo questo tentativo vorrei andare avanti, perché veramente ci ho provato. Sono andato veramente vicino, mi sa. Era la parte successiva, non ero mai arrivato a quella parte. Farmi un'altra mezz'ora così... È un po' pesante, perciò a questo punto direi il miele dove cacchio si può comprare? Mi sa di no, no? Mi sa che non si può comprare, accidenti. Vediamo un attimo, va. Non è che abbiamo dei bonus qua? No, no, no. No, non abbiamo bonus purtroppo ancora. Quindi siamo. Intanto prendiamo un po' di pozioni normali. Prendiamo un bel po'. No, così tante no. Un attimo, ok, rifacciamo dall'altra parte.
Vediamo. Ok, vai. Ne prendiamo un centinaio. Sì, centinaio. Vai, 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 vai. Così sto a posto. Così sto a posto. Sarà una spesa grande adesso, però sto a posto poi per dopo. Tra l'altro poi, anche se volessi fare delle migliorie alle armi, non ho i soldi. Purtroppo non ho i soldi. Sfera soporifera, ne abbiamo. Intrappolatore, ce l'abbiamo. 58, vabbè. Poi... no! No, no. Oh, che dono! Magari una mega pozione, no, eh? No? Ok, va bene. Andiamo qua. No. Grazie, Komitsu. Vabbè, andiamo da Yomogi, in effetti, che porta fortuna al suo tango. Vai. Mangia pasto. La varietà di piatti la farò poi in seguito. Con il buono? Quanti ne ho di buono? No, vabbè, facciamo così, dai. Facciamo così senza buono. Dai, 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 dai. Tu con nessuno non dammi problemi, ti prego. Prego, scongiuro. E facciamola vedere Yomogi, che per l'appunto va con i suoi Kelin per preparare le danze. E anche carini. Carini e squisiti. Bom. Dai, 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 dai. Tutti bonus, tutti bonus. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Tutti bonus, tutti bonus, tutti bonus. Mi sa di no. E invece sì! Yeah! Perfetto. Allora, andiamo di qua. Ricarichiamoci di almeno pozioni normali, visto che le mega non le abbiamo. Oggetti. Non abbiamo mega pozioni. O meglio, ne ho 5 e sono le ultime 5 che rimangono. Ok. Equipaggiamento. Questa è l'arma della quale infido di più. E anzi, no, scusate un secondo. No, vabbè, no, 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 no. No, perché stavo pensando di fargli provare magari un'altra volta da solo, però tipo con il corno. Però no, no. Perché mi dovrei ridurre effettivamente come tentativi solamente quando, ad esempio, devo scalare. Tipo, ad esempio, quando ci sono le varie pietre che si mettono in posizione e le scali, arrivi, ad esempio, alla pancia oppure alla testa. Però no. Diventerebbe più complicato così, perché almeno con il falcione posso anche saltare. Posso fare dei salti senza dover richiedere sempre l'assistenza di Quisa, cioè del Palamute, per arrivare alle varie parti, per arrivare ai cannoni. No, lasciamo stare. Sempre con questo, quindi a questo punto. Missione urgente. Inviamo la richiesta. Sì, vai, 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 vai. Perché stai perdendo adesso frame? Perché? Perché qual è il problema a quest'ora adesso? Connessione? Qual è il problema? Ok. E mettiamo il sesto. Bravo. Più che altro vediamo quando arrivano. Io a questo punto attendo. Tanto c'è l'insetto che ci porta direttamente là, è un'arena. Basta attendere, a questo punto attendiamo. Oh. Attendiamo, attendiamo, attendiamo. Allora, ecco, in effetti, visto che dobbiamo attendere un attimo, volevo parlare di alcune cose questa sera. Vabbè, non troppe in realtà. Sono alcune cose che, in conseguenza del direct di ieri, quello che considero un bel direct di ieri, quello delle tre. Più che altro, a parte il fatto di una valutazione finale, un po' dopo il gasamento del momento, però una riflessione al riguardo. Quest'anno Nintendo ha già riportato in vita due franchise dei suoi che non toccava da anni. Perché? È vero che ieri ho sclerato per Advance Wars, perché quando mai avrei pensato che potesse tornare in vita? Tra l'altro con il remake dell'1 e del 2 in un unico pacchetto. Ma... oh, è primo! È due? Tutti quanti! Vabbè, in effetti forse perché la narva. Vabbè, provo a parlarne mentre combatto con loro. Allora, la riflessione che volevo fare è, per l'appunto, ha riportato in vita Famicom Detective Club. È uscito l'anno scorso, è uscito quest'anno. Tra l'altro è uscito anche qua da noi. Va bene, in modalità molto di nicchia, però già il fatto che sia tornato in vita un brand del genere, che non si vedeva nei tempi del Super Nintendo. Tra l'altro, iniziamo. Tra l'altro, per l'appunto, contattando padre di originario, che adesso è Magis, quelli di... no. Oh, aspetta. Ok.
ok, riusciamo. Tra l'altro che quel team adesso è in Magis, quello dei titoli originali, tra l'altro riprendendo anche la dottrice di una delle protagoniste. Oh, perfetto archi, abbiamo anche degli archi. Giustamente, perché è la narva. Allora, aspetta, no. Mi stavo dicendo per l'appunto. Poco tempo fa, fammi quel Tekken Club, che è arrivato anche da noi, comunque sia brand che non faceva vedere da anni e anni. E adesso, Advance Wars. La riflessione è, sembra che Nintendo abbia capito che con il successo di Switch, che è un successo fantastico, soprattutto... Oh mio Dio. E che soprattutto su questa console ci vendono tanti tipi di giochi. È un'utenza molto, molto... Peccato, non si è riuscito a prenderlo. È un'utenza che consuma tanto di giochi. Quindi, in una situazione del genere, perché non riportare in vita vecchi franchise? Perché non farlo? Perché non sfruttare il momento per espandere, per far conoscere tutti i franchise al più gente possibile? Si può! Si può fare un'altra... No, di nuovo... Ehi! Vabbè, almeno ho preso qualcosa, sorta. Quindi, la questione è... Che cos'altro puoi portare in vita Nintendo, sfruttando il momento di Switch, sfruttando il fatto che è una console con, per l'appunto, l'utenza che se magna molto, e continua a farlo ancora, e continua a farlo anche nel futuro, mi sa se non si può dire, insomma. La console di smettere di vendere... Non smettere di vendere. Di continuare a vendere giochi, continua, e come, di tanti tipi. Continui sempre un po' il punto un po' debole, però non tipo 3DS, vabbè, Wii U lo lasciamo anche stare, Wii U ignoriamolo completamente, però non è 3DS, più su Wii, direi, da questo punto di vista. Allora, un secondo, perché qua è purtroppo, vabbè, meno male che abbiamo gli altri, per l'appunto, possono prendere, ok, va bene, allora, dove sta... No, è rosso, in effetti qua è inutile, cioè, prendo il rosso, ce l'ho già comunque di base. Aspetta. Oh, facciamo danno. Cioè, quali altri francesi può riportare in vita Nintendo? Perché ad esempio, su Wii mi ricordo che Next Level Games riuscì a portare in vita, riportare in vita Punch-Out. Purtroppo un ritorno che è durato niente, cioè Punch-Out è uscito su Wii e poi non è più riuscito. Però magari Nintendo vuole riprovarci su Switch. Io purtroppo penso anche alle possibilità che non potremo mai avere, a meno di miracoli. Cioè, già Advance Wars è un miracolo. Già fammi con Detective Club è un miracolo. Però dico, Sin and Punishment, il primo uscito su Nintendo 64, il secondo uscito su Wii perché le vendite sulla Virtual Console del primo avevano convinto Nintendo e Treasure ad andare avanti con lo sviluppo, a proprio a fare questo miracolo. Ora però, Treasure essenzialmente non sviluppa più niente, purtroppo, è più un nome legato a vari giochi che possono essere ancora rilasciati su altre console, però di sviluppo attivo vero e proprio, mi sa che a me Guys Crusher di Capcom ha fatto i danni come anche altri elementi, però Guys Crusher, per chi non lo conoscesse, è un titolo di Capcom che ha provato a cavalcare l'onda tipo di Yo-Kai Watch o comunque sia, di attrarre l'utenza giovane del 3DS, quindi anche con tutti i tie-in, anche anime, giocattoli. Parlando miseramente, quanto miseramente vi chiederete? Ci sono ancora copie del primo distribuito, non di altri, del primo distribuito sugli scaffali giapponesi. Tra l'altro considerate che è uscita anche una versione con espansione Guys Crusher Gold, e anche quello ovviamente ha fallito miseramente. Quindi, Treasure sarà stata pagata per tutto, però ovviamente visto che quel franchise è andato da nessuna parte, ahimè, anche Treasure ne ha subito le conseguenze. Intanto, subirà le conseguenze... Oh, il cannone... Allora, aspetta, non riesco a prenderlo mai come vorrei. Sì. Ok. Risali, ne facciamo almeno uno. Ok. Accidenti, perché sono arrivato tardi. Non fa niente. Cioè, in queste condizioni, a questo punto, cioè, abbiamo anche riportato in vita Pokémon Snap. Va bene che è Pokémon Company, però c'è anche quello. In queste condizioni, se c'è la volontà, se ci sono sviluppatori che possono farlo,
c'è la volontà di producer che vogliono, cioè, magari ci sono franchise che non vogliono ritoccare, allora lasciamo stare. Allora si può fare, secondo me. È una situazione molto particolare, una situazione molto positiva. E se riusciamo anche ad andarcene da qui sarebbe altrettanto positivo. Esatto, state attenti al mostro. Allora, un attimo, non riesco a fare le ricariche qua. Non riesco a fare le ricariche perché c'è così tanto casino che non riesco a fare le ricariche. Vabbè, prendi. No, l'arancione. L'arancione dov'è? Vabbè, non riesco a mirare. Ma perché? Ma quanto avevo di vita? Poco. Non mi ero dimenticato di rifarmi la vita. Suona strano detto così, però. Quindi, sia in punishment, secondo me, se Treasure fosse ancora vivo, perché dubito che possono chiedere ad altri. Non so se sia fattibile. Cioè, o meglio, non credo che alla Nintendo vorrebbero proprio affidarsi ad altri per un brand in cui è strettamente coinvolto un altro partner, nonostante questo partner non sia più disponibile come disponibile. Ma io penso anche, è stato anche ieri nel post conferenza, nelle post reaction, letter reaction. Chi dice lo sa? Ma porca troia! Però lì bisogna vedere se vuole per l'appunto. Ma anche un rimaster. Oddio, rimaster, sarebbe un remake. Con tutto che bisogna rifare, tutta la parte, o meglio, rendere più fattibile la parte, giocabile la parte a terra per quelli che hanno la mano finita, perché sono mancini. Cioè, ti dicono che non so. Io ne avrò già parlato in altre live, me ne frego, però secondo me ti dicono che non so 3DS è uno dei migliori che intendo. Non soltanto uno dei migliori. Per l'insieme, tra l'altro, è uno dei titoli che trovo più cinematografici di Nintendo. Sì, 3DS. Ma nonostante... ok, temevo anche peggio. Non ti alzare. Fermo. Bravo. Quanti danni? Cos'è l'ammazza draghi? Sì. Dov'era la manovella? Dove cavolo era? Dov'era? Ma certo. Là. Allora, aspetta. Altri cannoni dove stanno? Stanno là. Aspetta, no, se lo faccio da sotto ovviamente. Oh no, le manca uno, le manca uno. Vai, balista. Usciamo, ma mi è fatto tra l'altro il botto. Ok. Buono. Dicevo, se Sakurai vuole dal permesso, o comunque da una mano, un aiutino più che altro, perché magari può anche non dirigere lui un'altra volta, però magari dare un po' una supervisione al progetto, visto che sarebbe un remake di un titolo in cui è stato molto coinvolto, cioè ha fatto anche il copione in giapponese, e la sceneggiatura l'ha fatta lui. Spero che poi il team di Saturday Night Live... Accidenti! Ha fatto la localizzazione, ma l'originale era suo. Se dà delle dritte, tipo ad esempio per rifare le parti a terra, dà un'idea a riguardo, e poi supervisione il tutto, si può benissimo fare. Avrebbe della possibilità l'originale per circa 1 milione su 3DS. Più 2012. Oh, meno male. È stato anche molto spinto Nintendo, con tutti i vari anime, i vari corti anime. No! Ok, salvo. Non abbiamo preso il suono là. Ma l'abbiamo preso qua! E tu ti prendi quasi niente. La pozione! Dai, che stiamo facendo da... vabbè, però in effetti danno per 4, la vita di 2 per 4. Dai. Aspetta. Vabbè, 148 va bene. Aspetta. Sì. No. Cannone automatico. Prendi. Aspetta. Ok. Ancora danni. Vabbè. Ma gli altri non sono saliti.
veramente ci sono tante possibilità di franchise che possono... Oh, attenzione, ho preso anche quello. No, ma che sto facendo? Che sto facendo? Allora, riprendiamo. Prendiamoci. Oh, ce l'ho fatta almeno. In automatico l'ha fatto. Perché ho questi tasti? Non mi capita mai. Dicevo, ci sono tante possibilità. Ne ho già fatte alcune così. Per l'appunto, si dicono surprising, Steel Impingement, Punch Out. Cioè, sempre per la questione se ci sono i team e la volontà si poter, magari si può anche fare. Sto ripensando a Ching, Another Code o Hotel Dusk. Io, tra l'altro, a questo punto è zero. Cioè, è poco probabile anche in questo caso. Perché mi ricordo che mia nota e compagnia hanno detto no, che non avevano l'idea giusta, o comunque sia che avevano bisogno di l'idea. Però, secondo me, a questo punto, secondo me, a questo punto, vedendo Switch, ce l'ho fatta! No. Mai nella vita. Pozione. Vedendo come si stanno comportando con Switch, con il ritorno di franchise sommersi completamente. Le possibilità per altri ritorni ci sono e come. L'importante è che la console continui ad essere così in tanta salute. E mi sa che continuerà ad esserlo per un po'. Ma in effetti il discorso può anche valere... No, ma Warrior non così tanto. Il Gold è uscito nel 2018, quindi... È un gradito ritorno, però non è Advance Wars che mancava da millenni, proprio dal DS. Mancava e sembrava morto. Oddio, ma no! Perché l'ha fatto mentre stavo andando via, quindi poi sono perso come un imbecille. Ci sono tante. E direi che per una volta Nintendo sull'ultimo momento è nel modo migliore possibile, perché non mi ricordo, cioè, con... Scusate. No, non andava giù. Con il Wii e il DS un po' provato. Tra l'altro anche provato, tra l'altro tante OVP. E arriviamo anche a questo punto. Perché in effetti volevo partire con la questione delle IP dimenticate, però andiamo anche sulle OVP. Però potremmo anche andare su questa piattaforma se ci riusciamo. Cannone, cannone, cannone. Dai, 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 dai. 800. Oh, oh, andate, fate il culo là. Fate il culo. Oh, 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 oh. È blu, è blu, è blu, è blu, 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 blu. Trappola. Perché nessuno... Non vanno le trappole coperte qua? Come non vanno? Che vuol dire che non vanno le trappole coperte? Ma che è? Ci siamo quasi? Ci siamo quasi? Avanti. Manca poco. Manca poco. Ce la scemo io. Mega pozione. Dai, che la testa blu. Dai, dai, testa blu. Dai, non manca niente. Ma perché non posso utilizzare le trappole? Accidenti. Non manca niente. Salta. 1000. Chi è che ha fatto 1000? Chi è che ha fatto 1000? Mi sa che è il colpo che ho fatto anche io prima. Ma non ho ancora capito come, però. Non lo so. Prendi. Vieni qua. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Adesso... sì, sì. Però... Sì. Che è successo qua? Questo... Ah, il cannone! Dai, dai, te ne sta andando, te ne sta per andare. Oh, no, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Come tra l'altro, se muore uno di noi è finita. E manca poco. Questa volta proprio no. Ok. Ok, ho preso anche la vita da lì. Dai, dai, che manca poco, dai. Dai, 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 non manca niente. Forza, ragazzi. Niente mosse strane. Ho tutto, ho tutto. Prendi, prendi, prendi. Va bene anche questo. Fa niente. Dai, prendi tutto, tutto quanto. Prendilo tutto, 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 tutto. Andiamo a fare... Non ho preso come avrei voluto. Non posso neanche fare quella cotta perché è troppa tensione. Eccoci. Eccoci. Vai, vai, cadi, cadi, cadi. Sbatti contro i massi. Vai, vai. No, aspetta. No, mi sa che se ne va. È vero. Se ne va. No, non va. Cadi.
Come continua la storia allora? Aspetta, ma... Ah, ecco come. Ecco perché non potevo catturarla. E giustamente, se c'è... Bravi, tu, bravi tutti quanti, bravi, bravi. Ma questo che... Cavolo! Ah, sono i pezzi della larva! Ecco, almeno così posso per l'appunto fare... Ah, il loot. Almeno così. Sembrava strano infatti. Ma quanti sono? Sono tanti, vai, 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 vai. Anche qua? Ah no, sono... Quanti erano gli altri? Non ce ne sono altri? Là? Riusciamo ad arrivare? Riusciamo? Bravi ragazzi. Tutti giapponesi tra l'altro. Nessun... Non ci sono stranieri qua. Cioè, volevo dire, non ci sono italiani qua che mi diano una mano, ma neanche inglesi. Oh, francesi, francesi, niente qua. Tutti giapponesi, va bene. Arigato gozaimasu. E... Cado? No. No, mai, mai. Meno male che non c'è una cosa tipo che puoi veramente cadere da lì. Non c'è, vero? Puoi veramente cadere da lì e poi collassi. Spero di no. Olè. Oh. E andiamo di cutscene. Ovviamente, quello è un gran bel buco. Purtroppo la narva comunque non, ovviamente non è morta. E tra l'altro anche perché abbiamo la prosecuzione della storia poi più tardi, in effetti. Quella che hanno aggiunto col DLC, con la versione 1.0. Infatti. È tutto buio. Minoto? Oh oh. Mm? La senti o non la senti? I can't sense Narwa anymore. I don't think she's here. Ma ci tornerà. Thank you. Perché è tutto very coperto. Impressive. I gotta say, Squirt, you never disappoint. Sì, ma gli amici, scusa, quelli giapponesi no, eh. Hinoa, Minoto, how about that feast? Everything is ready. Madonna, però anche in simultanea. Back to Kimura. E vai di festa. Ah, prendiamo tutto quanto. Tutto, tutto, tutto. Purtroppo, vabbè, cioè, giustamente la ricompensa è divisa per 4. Però... Ah no, così poca la ricompensa, perché per i due svenimenti, è vero, è poi divisa per 4. Sì. Devo fare delle cose da solo, tipo, in effetti gli eventi. Gli eventi, le missioni evento le devo fare anche. Però a questo punto andiamo, torniamo alla base... Al villaggio per la festa. Mi faranno la festa. Eccola qui la festa. Oh, tutti belli. Felin che portano bibite in giro. Yomogi che balla. Quello dei compagni che suona. Bella bibita. Tutti quanti in festa. Oh, anche gente che non sono, che non è cacciatore. Il tizio con le orecchie enormi, Fugen. Chi è l'altro là? Ah, un amico di Fugen e dell'altro. Oh! Maestro Sushi. E mi sa che rovina la festa adesso. Ah no, ecco per l'appunto. No? E via. Sfondo nero. E si ritorna poi. Lui che gira comunque anche durante la festa con tutto bardato che non può mangiare. Cioè, ha il casco qua. Ed esce dalla base. E dov'è che andiamo? C'è il maestro Sushi che ci vuole parlare, forse? Chi è? Ah no, sono Minoto. Oh. Eh sì, è perché mi sa che... My queen, è... Eccole là. I due draghi che parlano tra loro. E tra l'altro io, così a caso... La domanda quindi a questo punto è che io ho completato quella parte della storia... Oh! E se ne sono rese conto poi. Io ho completato quella parte della storia dopo l'aggiornamento. Quindi mi sa che non c'era neanche la festa dopo... Non c'era neanche la festa, quindi? Come dicevo io, finiva così? Ok.
Ovviamente. Sì, chiaramente. Cioè, hanno cioè, si sono connesse con le due sorelle. Ok. Ma quando mai non ha bisogno di me? Ora, a questo punto, sì. Oh, niente più limiti. Ale. Oh, oh, e sono al grado 8. Ok, va bene. Ok, perfetto, perfetto. Lasciamo. Sono completate. Poi vediamo un attimino che vuole qua. Oh, alla grande. Ok. Vediamo un attimo. Per pentola di fusione. Ok, vediamo. Questo posso farlo. Revolo di mistero. Quindi vediamo. Ok. Madonna. Oh mio Dio. Cioè, con uno. Aspetta un attimo. Perché mi faceva 10? Ah, ho capito perché. Perché andavo giù, ecco perché. No, aspetta, 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 aspetta. No, un attimo. Ok. Di quale materiale ho più? Vediamo, 12. Buono difensore, sì. Poi una punta di Rachna, va bene. Torniamo su, va. Facciamo anche buon difensore, sì. E poi una tuna sacca. E anche un artiglio più della narva, sì. Poi ancora. Che prendiamo da qui? Una narva pelle più. Facciamo così. Ok, ok. Arcobaleno lunare. Quelli sono a caso. Quindi vediamo un secondo. Sì. Ok. No, sfera tuono no, un attimo. Facciamo così. Facciamo anche così. Poi punta, no, un'altra. Che possiamo utilizzare ancora? Sì, il carapace del Diablos. E anche un artiglio di Acna. Poi artiglio qui del Tigrex. Sì. Scaglia più del Tigrex. Mancano 45. Ma scaglia più di qua. Conferma. E ora attendiamo. Fatto questo, andiamo a vedere un pochino invece. Viaggio rapido. Piazza compagni, che abbiamo anche dei messaggi. Ottime notizie. Aspetta, da. Oh, sono tornati gemmi arcinari. Perfetto. Poi ci penserò magari non in live. Vediamo qua invece per i miei arcenari. Vediamo. Oh, Ok. Ah vabbè, ecco, era solamente per informarmi. Andiamo un secondo anche qua. Ah, aggiornato anche qua il mercantile. Va bene. Alla grande. Ok, andiamo. Ah, vabbè, è all'inizio. Lasciamo stare. Poi abbiamo altre cose. Beh, infocacciatore, il del gioco. Va bene, no. Perché lo di... Ah, no. Cosa c'è qua? Ah, visuale icona. Ah. Ah, ok, va bene. Missioni. Blocco limiti, sì, giustamente. Punti di caccia, la narva. Eccola qua. Andiamo, no, viaggio rapido. Andiamo all'ingresso base caccia.
Perché qui... Yomogi! Che vuoi, Yomogi? Che è successo? È qui Dango, purtroppo. Esatto. Due Diablos, e sei ancora viva? Si vede, cioè, complimenti per la corsa. E che sei, Dottor Eggman, quando deve fuggire da Sonic, scusa? Ok, quartetto di corna è un nome di missione strano, molto strano. E quante sorprese qua. Beh, siamo già alla ceglia a questo punto. In effetti, che cos'è? Oh, forgia stile. Con questa opzione puoi forgiare degli stili armatura per compagni. Similmente a quelli per cacciatore, questi richiedono buoni speciali, scarti e denaro. Equipaggia il tuo gatto o cane con protezioni raffinate per una caccia in gran stile. Ok. Sì, giustamente, che tu puoi mantenere le qualità di quello che indosso, però avendo degli aspetti un po' più diversi rispetto a testa di volpe, di kitsune, quel che è abito da sposa. Sta bene, però è diverso. What's up? Poi... Ah, altri gioielli, a posto. See you later. Aspetta, che altro ha da dirmi Amon? Ah, gli stili armatura anche per questo. Oh, perfetto. Perfetto. Vabbè, buoni vestiti, non ne ho bisogno adesso. Di qua, no? Dimmi, Fugen. Dimmi, dimmi. Cioè? E quindi? Ovvero? E allora? Bene, quindi? Oh. Oh no. Oh. Non più che altro la prima. Aspetta. Oh. Salve, dimmi. Che c'è? Ok. Quale sfida? Sì, ma dimmi. Cattura un magna malo di alto grado? Qui dice soltanto cattura il magna malo. O forse magari mi darà una missione specifica riguardo, vediamo. No. Catturare soltanto un magna malo. Ok, nient'altro. Però di alto grado mi sa nelle missioni non di Noah, ma le altre, quelle della base, perché altrimenti... Vediamo, missioni secondarie. Richieste ne abbiamo un bel po'. Poi. Villaggio, sì. Eh sì, perché non voglio vedere i punti esclamativi costantemente, quindi li tolgo quando posso. Viaggio rapido, acciaieria ancora, che cosa... Allora, andiamo all'area preparatoria base però prima. Ah, tutti quanti qua che anche loro hanno... Sì, stile armatura, va bene. No, non ho bisogno, anche da te stile armatura, sì. No, non da te. Da te, Nakako. Gioielli e anche per il stile armatura, immagino, no? Esatto. Non c'è... Non c'è bisogno. Ah, gli stili armatura possono essere creati dalla forge. Ah, va bene, sì. Uscire. Via. Poi... Ancora giornate? Sì, perché ogni volta che vedo qualcosa di nuovo qua... Ok, poi... Viaggio rapido. Torniamo alla ceria, perché chi è con chi è che devo... Ah! Ah, bene. Oh, che vuoi ancora? Ah, anche tu, Buono. Vabbè, è rimasto soltanto, mi sa... Minoto. Sì. A questo punto... Visto che ci manca tipo una mezz'oretta massimo per terminare... Intanto... Anzi no, scusate. Prima vediamo la missione. Poi vediamo quale dango magari applicare. Allora, vediamo un secondo. Sì. Purtroppo sì. Ok. Ah, ok, missioni normali. Quindi... Aspetta. Oh mio Dio, il quartetto di... Oh mio Dio. Ah sì, la missione di Yomogi.
due Diablos. Poi è il fuoco che domina la furia. Quindi qua cos'è che devo fare? Aspetta. Oh, catturare proprio il Rajang. Ok, 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 ok. Dio mio, però qua Fugen. Sushi anche. Sì, esatto. Allora, vediamo un attimo. Che facciamo per terminare la serata? Perché io andare avanti, cioè facciamo, aspetta un attimo. A questo punto vediamo missioni furia. Tanto grado. No, queste me le faccio più volentieri in compagnia. Vediamo, che cosa facciamo? Cosa proviamo a fare per finire la serata? Facciamo una missione di alto grado, sì. Vediamo. Ah, Rajang, a questo punto facciamo il Rajang da soli. Lo facciamo con... non questo. Ma a questo punto... ah, ecco che devo fare per continuare. Vabbè, non ho bisogno. Raggiungere il grado 20. Equipaggiamento. No, non questo. Ah, no, sì, sì, anche questo. Perché a questo punto andiamo di spada lunga. La spada dismessa. Andiamo con lei per questa missione. Proviamo a vedere un pochino. Poi organizzo oggetti. Trasferisci. Ok. Tra l'altro, grazie all'aiuto degli altri durante la lotta con la larva, ho ancora 3 mega pozioni per fortuna. Ma ho bisogno comunque di un bel po' di miele, altrimenti non posso fare mega pozioni. Accidente. E il resto ce l'ho, no? Ho sfere soporifere, ho ancora l'infocacciatore. Che balle. Ah sì, colore. Vabbè. Non ho bisogno adesso. Quindi a questo punto il Rajang. Andiamo a vedere un attimo. Questo sì. No. Infocacciatore sì. No, ti ricaccio, devo dire. Questi grandi. Il Rajang l'ho già incontrato in altre missioni, perciò a questo punto fisiologia. Ok. Sì. Ok. Quindi vediamo un attimo. Allora, subisce danni di ghiaccio di più da quello che vedo, perché fuoco no, lampo no. Dovrebbe essere questo, no? Cioè che il ghiaccio gli fa più danni. Soprattutto la testa, tra l'altro. E beh, è come mangiare dei gelati. Troppo velocemente. Anomalie, poi vediamo. Malus da ghiaccio. Infatti, malus di ghiaccio. Però anche lo scoppio, vedo. Vediamo. Proverei a questo punto con... no, la spada lunga. Facciamo con quella. Ma prima e proviamo a fare da soli, perché però ci vorrà un po' e vabbè, fa niente. Almeno una volta ci proviamo. Missa, dai, andiamo ancora con quello classico. Però saltiamo stavolta il filmato. E infatti, saltando due. Va bene, hai ragione. Ok. Io stavo facendo un punto prima, no? Su franchise dormienti che possono ritornare. Vabbè, in sostanza, come stavo dicendo prima, essenzialmente, Nintendo riconosce il successo di Switch, riconosce la capacità di Switch comunque di vendere titoli in generale, perciò avrà pensato, ehi, perché non sfruttiamo tutto questo per portare in vita franchise dormienti? La Pokémon Company è andata anche con Pokémon Snap, grazie anche a Pokémon. Ha dimostrato come Bandai Namco fosse in grado di sviluppare dei fondali, questo e poi adesso Advance Wars. E ancora sto pensando al fatto che Advance Wars non è più morto. Cioè, questo è strano, perché abbiamo avuto anche tanto con Jackie Club, che era un francese che non stedeva dai tempi del Super Nintendo, ancora di più. Perché gli unici Tibana rischiò di essere anche nel Super Nintendo, grazie a Sakurai, che però poi ha sentito, non c'è occidente, però allora ci può stare. Però poi Roy l'aggiunge. Cioè, e tra l'altro qua le Rajang proprio scatenato. Cioè, rendiamoci conto della cosa un secondo.
possono essere tempi molto, molto belli per i fan Nintendo. Magari per i fan Nintendo di franchise un po' dimenticati, però... però molto belli. Ah, giusto, il collegamento che volevo fare è... a questo punto, se Nintendo si sente tanto in una posizione tale che può rischiare, che comunque possono essere dei rischi, che può rischiare di riportare in vita franchise vecchi, o comunque anche di scommettere su cose tipo un Metroid in 2.5D nuovo, il tanto desiderato Metroid 5. Allora, a questo punto, non che non lo faccia già, cioè è uscito Game Builder Garage, tecnicamente è un OVP, va bene che ha la base del da Labo VR. No, Labo VR, credo. Quale Labo? Vabbè, comunque va bene che ha la base di Labo, però ovviamente è espanso ed è diventato un IP a sé stante, nuova. E secondo me potrebbe fare risultati tali che potrà tornare anche in futuro. Vedremo il mercato che dirà. Però mi sento abbastanza fiducioso. Non so quanto in Europa, visto che non c'è la versione fisica, però tipo in Giappone anche, e anche in America, secondo me, potrebbe fare risultati soddisfacenti. Un secondo che devo vedere. Ah, vabbè, là. Voilà. Intanto facciamo un rifornimento qua di fauna, di cose. Tanto abbiamo più calma qua, no? Non è un'arena, ci possiamo muovere. Il Rajang... no, in realtà il Rajang sì che l'ho combattuto con altri, però da solo ancora mai. Questa è una sfida nuova, in effetti. Da solo mai. Però... scusate, un pochino devo ingoiare. Per la foto, stavo dicendo, sto andando dove esattamente? Visto che Nintendo... allora, un secondo, non ho altri... che ho fatto? Non ne ho altri. Un attimo, dove sto io? Ah, di qua. Ah, tra l'altro il Rajang è da queste parti. Qual era la strada dove c'erano anche i minerali che mi servono? Mi servono minerali. Mi sa che era... no, mi sa che era qua. Vabbè, dal Rajang, ho capito. Ho capito dal Rajang. L'ho bruciata. No, c'erano minerali. Aspetta, aspetta, aspetta. Posso salire da qualche parte qua? Non c'è... ah, il vento. Il vento. Il vento. Il vento. Il vento. Ho detto vento. Oh. Mi raccomando, è la seconda volta. Facciamo come si deve. E tra l'altro questa è tornata giù. Ma meno male che poi risale. Allora, ah, deve stare qua allora. Perché? Dove sta? Allora, quello no. Dov'è che sta il minerale? Stava qua nei dintorni. Dov'è? Che cavolo si è cacciato? Dov'è? Perché non lo trovo? Stava, mi ricordo, sulla strada per arrivare qua. No! Non di nuovo! Vabbè, a questo punto prendiamo da qua. Eccolo là. Prendiamo lì. Ok, insetto elettrico, bene. E non voglio sfidare troppo il fatto, quindi scendiamo e andiamo dal Rajang che si è spostato. Qui sta? Quindi, perché il naso così intasato? Visto che Nintendo si sente fiducioso di portare in vita vecchie IP, a questo punto si sentirà anche fiducioso in un modo o nell'altro per nuovi IP. Magari anche nuovi IP della caratura di Splatoon, che ormai è un titolo enormemente importante per Nintendo. E il 3 lo dimostrerà ancora una volta. O meglio, negli ultimi anni Nintendo si è sentita più meno timorosa per nuovi IP, cioè Splatoon, Link Fit Adventure. Però potrebbe anche essere possibile che vedremo ancora una maggiore spinta in questa direzione. Furukawa, tra l'altro, in tempi abbastanza recenti, un'intervista con il Times, vorrei dire, però un'intervista abbastanza recente, ha parlato di come vorrebbe sviluppare, vorrebbe che Nintendo riuscisse ad imporre nuovi IP. Quindi non soltanto i titoli che tutti quanti noi conosciamo, adoriamo, veneriamo, bla 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 bla, ma anche delle nuove proprietà, il che è molto importante perché, ripeto, è un segno vero della fiducia che Nintendo si sente in questo momento. È un segno di come... allora, intanto prendiamo il deposito. Cioè, è vero che magari quando sei in una situazione di difficoltà
Oh madonna, è arrivato qua direttamente. Ma manco mi fai prendere un... Ma manco ti fai prendere. Ok. No. Madonna. Ok, magari quando siamo sulle tue difficoltà bisogna anche ripensare certe cose. Madonna santa. Per certi versi Switch è il risultato del fallimento del Wii U. È proprio la risposta definitiva a quanto è stato Wii U. Però ovviamente anche in situazioni di estrema comodità, anzi forse per certi versi ancora di più, in situazioni in cui non ci sarebbe necessità di reinventarsi. Però è anche questa la situazione ideale per reinventarsi, perché hai la sicurezza. Se sei in una situazione difficile, non è facile per l'appunto pensare a creare dei nuovi franchise, portare in vita franchise vecchie, perché non hai la sicurezza che possono vendere. Tipo su Wii U, fare un esempio, pensate Advance Wars, che avrebbe pensato, sì, ma non avrebbe aiutato la console, soprattutto non avrebbe venduto con... non avrebbe raggiunto un possibile potenziale che invece può raggiungere su Switch, con tutto che il remake dell'1 e del 2. E ma diamine, diamine. Allo stesso modo, con tutto che Splatoon è un'eccezione clamorosa a questo punto di vista, perché Splatoon ha fatto risultati mostruosi per una nuova IP su una console come Wii U! No! 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 Lasciami! Potevo andare molto! Perché parlo? Fai il colpo... Sì... No, no, non stavolta. No, 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 no. Oh madonna, santo, questi colpi. Dicevo, Nintendo ha più sicurezza, quindi se la senti molto di più. No, basta! Basta! Se la senti molto di più di poter investire anche. Va a finire male. Ho capito che finisce male. Ho già capito che finisce male. Se la sente di più, quindi l'investimento. La sente di più, quindi tanto ha altre sicurezze. Può per l'appunto non dover sempre affidarsi a Mario, a Zelda, a Pokémon. Può anche lasciare il palco ad altri, che siano per l'appunto franchise dannata, che non riprendeva da un po', o anche franchise nuovi. E io spero davvero di... che ne so, ad esempio, questa forse sarà una speranza abbastanza vana, ma io spero che il team di Mario Kart, che in questo momento sta lavorando comunque anche a Mario Kart Tour per mobile con tutto il supporto del caso, non stia lavorando in un nuovo Mario Kart, o magari anche però stia lavorando, vabbè, che in effetti APD in generale ha una distribuzione abbastanza fluida degli impiegati, ovvero in effetti si parla di team di Mario Kart, team di Splatoon, di Animal Crossing, però non è che siano dei team così ben definiti, non è che si stia parlando di team a compartimenti stagni che non possono collaborare, anzi al contrario. Però riprendiamo comunque la concezione di team di Mario Kart. Magari può anche essere che stia sviluppando Mario Kart 9 per il 2054, quando Mario Kart 8 almeno per una volta non crescerà durante l'anno. Ma a parte questo, magari hanno anche pensato di creare una nuova IP. Che poi tecnicamente quel team con Yabu che ha già fatto ARMS era una nuova IP del team di Mario Kart. Di molti di quelli che hanno lavorato a Mario Kart. E io vorrei vedere o un sequel di ARMS, lo apprezzerei. Ci ho giocato anche io abbastanza al lancio, poi purtroppo in effetti anche per altre uscite l'ho un po' abbandonato. Però magari un seguito con più personaggi, con anche più ciccio, perché allora, modalità online era perfetto. Cioè, come funzionamento, come netcode, fantastico. Anche la lobby è comunque fatta molto bene. Perché l'ho fatto questo? Aspetta, residuo, prendiamo residuo. Ah, almeno questo. Pelle d'ora. Ah, sì. Un secondo, qua. Questa? Sì. Ce ne vuole un po' però per arrivare dal Rajang. Ok. Un attimo qua. Ok. Verdi qua. Sì, avranno fatto ARMS, però
Se facessero un'altra nuova IP, anche in questo caso, comunque vedendo il team incentrato su multiplayer, perché no? Perché no? Cioè, le possibilità sono tante, veramente. Cioè, nuove IP, è difficile immaginarsi delle nuove IP così a caso. Però a questo punto io mi sento molto, molto fiducioso in Nintendo nella sua capacità di rinnovarsi. Cioè, perché hanno voglia. Cioè, dipende anche da quello, eh. Se non hai voglia, non lo fai. Anche se hai possibilità. Loro mi sa che se iniziano ad avere più voglia, che ad avere più fiducia... No, non salgo qua. Ad avere più volontà di variare. E forse questa è la cosa migliore del Direct. Cioè, nel senso, nonostante comunque sia stato un gran bel Direct, secondo me, il fatto di vedere Nintendo che rischia, perché sono rischi, stiamo parlando comunque di rischi, ripeto, ma magari una bistecca ben cotta, sì, vuol dire che si sente sicura, vuol dire che non si preoccupa magari di... Cioè, poi magari se floppano, floppano. Però, almeno comunque ci prova, si sente abbastanza fiduciosa, e allora si possono accadere tante cose. Magari chi dica lo Super Rising Remaster, perché il sequel dubito. Io il sequel veramente non dico che andrei in giro nudo nel caso, ma no, ma no, no. Un certo pietra qui tra l'altro. Sì. Nah, comunque no. No. No, 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 no. Let's go. No. Però comunque apprezzerei, no, oddio, apprezzerei tipo, cioè, non lo so, perché ripeto, l'originale è una perla. Una perla che non possono giocare tutti, perché se sei mancino non ci giochi. È un fatto oggettivo, non puoi proprio. Purtroppo, per come hanno fatto il sistema di combattimento, di controllo, non puoi. Però, se lo rifanno, o anche soprattutto per un sequel. Il Rajan dov'è? A questo punto direi anche, prima di ricontrare il Rajang, considerazioni finali sul Direct di ieri. Confermo le impressioni di ieri, però magari il voto forse un po' di meno, perché ieri ho dato 8,5. Però magari è meglio un 8 più, perché? Perché poi ho ripensato al Direct delle 3.19, perché io cerco anche di confrontare tra eventi similari, vabbè, comunque tra Direct. Quello aveva degli annunci terze più forti, cioè abbiamo avuto Trials of Mana, No More Heroes 3, The Witcher 3, anche se porto comunque un annuncio di un certo tipo. Quando ancora CD Projekt aveva la fiducia del mondo intero, tra l'altro, in un mondo pre-cyberpunk. Spyro come l'Edward Spyro, tra l'altro buttato così a caso, e non con un segmento come l'ho fatto invece con Dragon Ball Z Kakarot. E tra l'altro, a proposito, io avevo previsto Dragon Ball Z, ma Kakarot, ma magari come un segmento come l'ho fatto con Dragon Ball Fighter Z, non proprio con lo spottino tipico di Direct. Vabbè, sto tornando indietro perché... Dove sta... Allora, che strada prendo per... Dove sta il Rajang? Di qua, forse. Non riesco a prenderlo come vorrei, perché non lo sto riuscendo a trovare. Di qua. Mi sa che finalmente ho trovato la strada. Basta che non si sposti. Ok, un altro moto che si sta spostando, perfetto. Vabbè, comunque stai riflettendo. Il Direct delle 3.19 aveva annunci migliori come terzo, o meglio, più potenti. E questo, secondo me, fa sì che quel Direct... Cioè, perché se quelle 9 con annunci di quel tipo, non posso dare... Non mi sento di dare 8,5, cioè solamente mezzo voto in meno al Direct di quest'anno. Perché ho fatto così? Quindi direi 8 più. Let's go! Ok, andiamo. Direi 8 più per il Direct. Dove sta? Ah, giù è andato di nuovo. Cioè io salgo e quello scende. Direi 9 al Direct delle 3.19. Con tutto che ha avuto molti meno annunci Nintendo, però annunci da queste parti mi sa di un altro, di un certo tipo, un po' diversi. E 8 più, comunque sia, un grande voto al Direct di queste tre. Ok. Comunque ha dalla sua un numero molto importante di annunci first, tra cui Metroid 2D, Metroid Dread, strateso da tanto tempo. Ok. Tra l'altro valuto anche cose tipo il ritmo. Cioè, quando valuto queste funzioni, non valuto soltanto gli annunci, se valuto anche, cerco anche di valutare
Non così. Ecco. E magari mi prende? No! Ma non dopo! Non dopo, quando se ne va proprio la protezione, ma cavolo! Body slam! C'è qualche volta che sto dicendo il ritmo. Magari se ci sono delle pause che non apprezzo. Ecco, in effetti questo Darek ha avuto una pausa, secondo me, inutile. O meglio, capisco che fosse per connetterla. Possiamo prendere. Oh, finalmente adesso fatto. Capisco che volessero fare il collegamento con Advance Wars. Però il segmento di Mario Rabbids, non per il gioco in sé, ma per il fatto che utilizzasse completamente tutte le cose che abbiamo visto allo Ubisoft Forward, è stata secondo me la parte più bassa del Direct. Una parte che... inutile, nel senso che per l'appunto, speravo, vabbè, magari mostrano delle cose nuove, non le stesse cose mostrate alle 21. Invece no, le stesse identiche. Quindi una ripetizione che secondo me deve anche essere evitata. Capisco che volessero riempire, capisco che volessero fare il collegamento con Advance Wars, però si poteva fare meglio, come anche quello che si poteva fare meglio. Un attimo. Oh. Quindi alla fin fine direi un 8 più all'evento Nintendo delle 2021. Quindi 2022. Oh. Non raggiunge il passo delle 3 2019, che rimane comunque da 9, perché magari me l'annunci first, però annunci test di un certo tipo, e soprattutto Breath of the Wild 2 rivelato per la prima volta, quello è una buona parte del 9 in effetti. Ok. Madonna. Però ripeto, gran bel dare, è proprio Rumble Direct. Io ammetto che avevo un po' paura, perché nonostante mi sentissi fiducioso, comunque, perché non aveva Nintendo, comunque prima del Direct aveva soltanto Skyward Sword HD e Pokémon. Oh mio Dio, no. Aspetta. Dove sta? No. Mega pozione. Un attimo con calma. Non ti lanciare così, che sei Sonic. No, non è Sonic, perché Sonic questo non lo fa. Diciamo... ok, ho fatto almeno una parte meglio. Dove cavolo vai tu? Dove vai? Qui sta? Perdi... Aspetta un attimo. Oh. Un attimo ne pausa. Tra l'altro, se dovessi fare un ranking, una classifica dei vari Direct delle 3 che abbiamo visto fino ad ora, direi, stranamente, lo spot... Allora, perché non so quanto valutare lo Spotlight, perché comunque era un evento fatto in modo diverso per i Direct classici. Immagino anche per compensare l'assenza di tanti di terze parti rispetto ad altri Direct. Però, direi comunque sia, non tu non bere, basta bere. Basta anche urlare. Direi lo Spotlight comunque sì. Lo Spotlight direi comunque sul 7 più. Anzi no, che cavolo, no, scusate. Oh mia santa. Un attimo. Cioè, lo Spotlight ha avuto anche Metroid Prime 4 senza niente, però Metroid Prime 4, quindi direi un 7,5 allo Spotlight. Tra l'altro di Odyssey. 6,5 invece al Dark Knight 2018, perché con tutto che io amo Smash Brothers, quindi la parte dopo l'ho apprezzata e come. E poi l'Everyone is Here è storia. Cioè è una di quelle di quei trailer che non ti dimentichi affatto, fan o non fan. Un'azione grandiosa a quel punto di vista. Madonna. Siamo? Non come volessi, però. Dov'è? Il Rajan. Però, nonostante sia fan, anche io riconosco che il segmento è durato veramente troppo. È durato metà Direct. E nonostante l'altra metà comunque questi degli annunci veramente non male. Cioè, Demon X Machina,
abbiamo avuto. Aspetta. No! Demon X Machina. Fire Emblem Three Houses mostrato tutti per la prima volta. Super Mario Party, Fortnite, Dragon Ball Fighter Z. C'era una macchina di un certo tipo, eh. Però è durato Hollow Knight con lo Shadow Drop. Quella è tantissima, no? Però non è stato. È stato. Quella parte è stata troppo breve. Poi adesso per entrare adesso però è diventato troppo breve. Poi per l'appunto Direct del 3019 9. Direct del 3 2020 2021 8 più. Quindi il secondo mio Direct dell'era Nintendo alle 3. Dell'era sua, cioè, scusate, ho Nintendo. Tra l'altro la cosa che mi viene da dire è anche Dio grazie, se non abbiamo più un momento tipo la conferenza del 2012 con i fuochi d'artificio finali per Nintendo Land o le 2008. Vabbè. Vabbè. Fermo. Dio mio, quanto da quanto ho fatto! No! Stavo dicendo, io tra l'altro ho memoria storica limitata perché il mio primo E3 che ho seguito in diretta è stato di Nintendo, soprattutto è stato l'E3 2008, il battesimo della merda essenzialmente, quello di Wii Music, di Ravi Drums, proprio il battesimo della merda. Però a parte questo, io ho un po' memoria storica, quindi mi ricordo comunque anche come fossero i Direct prima dell'era Switch. Mi ricordo delle vecchie conferenze. E diciamo che fino ad ora, poi magari le cose cambiano, fino ad ora non ho ancora visto un evento che mi viene a dire veramente fa cacare. Cioè, il Digital Event del 2015 ha fatto cacare, ma fortissimo, con annunci sbagliati anche, cioè Federation, visto che abbiamo parlato di Metroid, Federation Force è l'annuncio sbagliato, al momento sbagliato, perché hai una fanbase che definire attiva, almeno o meglio, che definire chiassosa, definire poco, che stava attendendo notizie sul nuovo Metroid Prime o con questi Metroid in generale, e tu cosa annunci? Lo spin-off con i testoni, con anche la modalità supplementare che è un Rocket League fatto male, purtroppo. Perché io l'ho provata, visto che era disponibile anche per un certo periodo gratis. Non mi divertiva affatto, proprio lento, macchinoso. E mi dispiace per Next Level Games, perché comunque da quello che ho letto il gioco principale era buono. E ovviamente ha subito tanto il fatto di essere, per l'appunto, l'annuncio sbagliato o mezzo sbagliato. Animal Crossing Amiibo Festival, con tutto di trailer che all'inizio facevo pensare che fosse un Animal Crossing vero, e invece... Mario Tennis non tanto per l'annuncio in sé, ma per il fatto poi anche per che era ultra light, cioè non aveva niente, non aveva niente. La cosa migliore era l'inizio con i Nuppets, cioè i pupazzi fatti dalla Jameson Company per Iwata, per Miyamoto, per Reggie. Sì, si chiamano Nuppets con la N e Canon. Cioè, mi ricordo ancora l'intervista dove lo dicevano, io sono anche impazzito per quell'intervista. Tra l'altro, a me è stato l'ultimo evento che ha visto partecipazioni di Iwata in qualche modo, visto che poi è morto a luglio dello stesso anno. Quindi dicevo, quello è stato un brutto evento, nel 2012 anche. Cioè, tra l'altro, io quando vedo delle conferenze, certo, comunque sia di vederle tutte quante. A fare il rifoderare e foderare la spada, tra l'altro per la difficoltà. Questo cosa ha fatto? Ha fatto il salto all'indietro. Adesso posso farlo. Sì. No, non volessi, però dai. Bravi ragazzi, bravi. No. Ma mira bene tu. Ok. No. Ho sbagliato qua, perché non dovevo fare il ricoderare in quel momento. 3 pozioni soltanto. Perché non mi sono ricaricato prima? Perché non ho ricaricato le pozioni? Mi
mega. Ne ho 6, meno male. Beh. Oh. Madonna, 2. 2. Alzati! Oh mamma. No, 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 no. Qualcuno mi aiuti! Meno male, ra. Non è andata a buon fine. Perché ho il naso così intasato adesso? No, vabbè. Ammetto che non si sta andando bene comunque a prescindere. Peccato per la fine di questa live. Così. Però il Rajang qua è complicato. Cioè, tra l'altro mi ha dato 902 Z con tutto che ho perso dopo 25 minuti, Cioè, figuriamoci. Però, vabbè, ci riproviamo quindi la settimana prossima, che immagino sarà martedì prossimo. Le live, davvero, quelle vecchie le caricherò quanto prima sul canale di MP Rewind, che tra l'altro potete comunque trovare qua sul canale di Twitch. Il link, così come anche al canale MPTV. Poi, per essere aggiornati, la programmazione, è vero che sono partito in ritardo questa sera anche per causa dell'Italia, però comunque la programmazione ce l'avete qua. Prendiamoli come non tanto giorni, perché quelli sono i giorni, come tempi indicativi. Magari se inizio un quarto d'ora dopo non è un, spero che non sia un problema. Però comunque cercherò di essere più in orario. Anche perché tra l'altro domani si va con Super Smash Bros. Ultimate. E magari domani parliamo anche della scelta di Kazuya come nuovo personaggio. Che proprio tutte le mie previsioni andate via proprio. A questo punto la domanda, beh, già si pensa magari in prospettiva a un nuovo personaggio, che immagino vedremo a settembre. Però pensiamo anche a Kazuya un pochino, almeno per qualche sensazione, prime impressioni, avendolo già visto, vabbè, non molto, ma tanto abbiamo la sensazione comunque anche il 28, avendolo comunque già visto così, prime impressioni, primissime. E per l'appunto domani Smash Brothers. E poi quando mostrano anche l'altro, mentre per l'appunto ci rivediamo, credo, martedì. Comunque sia la settimana prossima. Per il resto, scusate per la voce che si è un pochino ammassata così. E un po' di stanchezza anche. Vi ringrazio per essere passati. Spero di avervi intrattenuto. Spero che le mie chiacchiere non vi abbiano annoiato. E ci vediamo alla prossima. Ciao!